oggi finalmente vi faccio il video che avete spolliciato su Instagram del mio shopping a Londra. Dunque, premessa numero 1, come state? Premessa numero 2, fa un caldo allucinante in questi giorni e infatti io cerco di camuffare il trucco perché dico, vabbè, trucchiamo gli occhi col mascara e diamoci dentro di rossetto, così sembra che sono truccata, in realtà non lo sono o lo sono molto poco perché si soffoca, veramente si soffoca, solo che lasciare la finestra aperta poi mi entra ancora più polline, è un disastro, perché sapete che soffro di allergia al polline, quei cosini bianchi che volano, non so se lo sapete, comunque perdonatemi se durante il video mi vedrete grattarvi il naso, ma è fastidiosissimo. Comunque, finalmente vi faccio il video di Londra, portate pazienza perché presto arriverà anche l'altro, quello della mia esperienza, i trasporti, le zone, cosa vedere, cosa no, come muoversi dagli aeroporti, insomma vi racconto un po' le cose un po' più pratiche. Oggi facciamo questo video chiacchiera anche perché voglio mettere i vestiti che ho comprato e li ho tenuti lì nell'armadio, non tutti, qualcosa ho messo, però ve lo faccio vedere alle ragazze così poi finalmente li uso. Dunque, Londra è carissima e nonostante i vari avvertimenti della mia amica Vanessa, Ilaria, guarda che cara Londra, io ma sì, cosa sarà mai, vado a mangiare dal McDonald's, non realizzerete quanto effettivamente cara sia Londra fino che non posterete i vostri dolci piedini sul territorio inglese, fidatevi. Quindi l'unico negozio è abbordabile, perché non ha senso andare da H&M, Bershka e Company, che costano di più di quanto costano qua, giusto? Quindi dove si va? Ma si va da Primark! Allora, sappiamo, ho conservato anche il sacchetto, aspetta, c'è scritto di qua, ho scritto Oxford Street, cioè non potevo non portarlo con me. Comunque, quando si va da Primark, la cosa più importante da fare è lasciare la pazienza, cioè portarsi la pazienza dietro, tanta pazienza, oppure addirittura dimenticarsi che cosa sia la pazienza e entrare, perché vi assicuro che è pieno di gente, pieno di cose, gigantesco, veramente da perderci le ore. Quindi io poi ho fatto anche un po' la zingara, perché praticamente siccome gli inglesi sono molto inquadrati e organizzati, avevano la coda come il check-in anche per provare i vestiti. Quindi quando io ho visto quanti chilometri di coda dovevo fare per provare il mezzo negozio che mi ero portata dentro il carrellino che ti danno, dico no, vabbè, non può essere. Allora mi sono messa davanti a uno specchio, sono rimasta in canottiera e jeans, mi vergogno a dirvelo ma è la verità, e ho iniziato a provare tutto. Cioè, così ho fatto prima, insomma, ecco. Poi, vabbè, insomma, lo facevano un po' di persone, non ero l'unica. Poi dico, vabbè, a Londra non mi conosce nessuno, via, chi se ne frega. Comunque, incominciamo a farvi vedere le cose che ho preso. Per prima cosa vi faccio vedere una camicetta di cui mi sono innamorata e che voglio utilizzare in un outfit. È lei. Allora, il colore non è così, assolutamente, perché nel video sembra azzurrino Tiffany, in realtà è più verde. Ha la taschina qui, sulla mia sinistra, sulla vostra destra, ha la mezza manica e cade giù abbastanza morbida, quindi non è aderente, però è molto leggera, molto versatile, sbarazzina, anche il colletto è veramente carino, e l'ho pagata una cosa come 8 pound, ma la cosa figa, che però non ho preso a Londra, ma ho preso in Italia, lo sa già, quindi vabbè, anche se vi lo dite lo sa già, ho comprato da Bershka questa collana da abbinarci e secondo me è la morte sua, cioè bellissima, la trovate comunque negli store di Bershka ancora questa collana e costa tipo una roba come 14,90 euro, insomma questa combinazione è geniale con un paio di pantaloni bianchi, penso che la vedrete prossimamente in un outfit. E poi ora che sgarbuglio tutto, altra camicetta, però questa bianca, è questa qui, con uno scollo tondo normale, abbastanza comunque accollata in effetti rispetto all'altra, la zip sul dietro, la manica appunto è giromaniche, e la particolarità è sul fondo, perché vedete che è più corta davanti e più lunga dietro, aspettate che vedo di farvelo vedere meglio questo dettaglio, vedete? Quindi insomma, dietro copre un pochino di più il sedere e se vi è balenata l'idea di metterla qui pantacolla, scordatevelo, perché si vede tutto comunque, nel senso, cioè non è una canottiera da mettere coi pantacolla. Io a volte mi domando, ma i pantacolla
tanta colla, non sono fatti per essere dei sostituti dei pantaloni, lo sapevate? No, perché a volte io dico, c'è chi se lo può permettere, c'è chi ha veramente un bel fisico e tutto quanto, però alcune volte i pallacollant sembra proprio tutt'altra cosa, i pantacollant, essendo di un tessuto appunto così diverso dai pantaloni, quando vengono tirati dal tessuto della pelle, si aprono e quindi si vede la pelle sotto, sia davanti che dietro, giusto così, per fare una parentesi. Le due camicette costano una 8, quella azzurrina, verdina, 8 pound e l'altra 9. Poi, sempre da Primark, questa giacchetta, che è il pezzo forte, mi piace tantissimo, che è molto fluo. Infatti, io sono rimasta un po' quando l'ho comprata, perché dico, ma Ilaria, come mai hai comprato una giacca fluo? Comunque, va bene. Ed è una giacchettina con la manica a tre quarti, arriva poco sotto la vita ed è molto morbida, ma la particolarità è il fatto che davanti e sotto sia tutta ondine così. Vedete, anche sotto. È proprio questo decoro che mi ha colpito e mi è piaciuto molto. E nonostante costasse un po' di più perché costa 15 pound, dico vabbè, insomma, è veramente carina, non l'avevo mai vista in giro da noi. L'unica cosa che è larga, comunque, non tende a essere aderente, quindi io vi consiglierei, se avete una giacca simile o comunque per quanto riguarda me, la metterò con qualcosa di aderente sotto, perché sennò sembro veramente una balena e già, ecco, evitiamo. Poi, per quanto riguarda gli accessori, che era finita là in fondo la borsa, ho comprato questa pochette, che è grande come la mia faccia praticamente, quindi io speravo fosse piccola, ma in realtà se è grande come la mia faccia, tanto piccola non è. Comunque, no, dai, scherzi a parte, grande più o meno come una mano, è rosa cipria, ha la sua tracolla con appunto le catene, ma potete usarla anche senza, potete ficcarla dentro. È piccolina, carina, capiente, soprattutto leggera. Io l'ho usata l'ultimo giorno che sono stata a Londra, che sono andata a Notting Hill. Non lo so, mi è piaciuta molto, è veramente comoda. Non ne avevo nessuna così, proprio formato mini. E questa l'ho pagata 4 pound, quindi questo è stato un affare. Poi, per quanto riguarda i capelli, a proposito, avete visto che bella treccia? Si è un po' spettinata, però a me piace anche l'effetto spettinato. E ci sto facendo pratica perché non è così facile come sembra. Comunque, ho preso questo elastico per capelli, che dal disegnino che c'era qui, che però non si vedrà molto bene probabilmente, la ragazza lo mette sullo chignon, cioè quindi lei si fa lo chignon e lo mette intorno, ed è un'idea effettivamente molto carina, oltre proprio per usarlo magari come elastico semplice. Mi piaceva l'idea di d'estate, quando fa caldo, che magari si ha un vestitino e si tirano sui capelli, metterla intorno alla ciambella. E questa costa 2 pound. Poi, l'ultima cosa, aiuto! Dove è finita? Sono sparita! Era finita in fondo al letto. È la Egg Makeup Sponge, cioè la spugnetta a forma di uovo, di ovetto, per mettersi il fondotinta. Questa non l'ho ancora usata perché farvi vedere una spugnetta per truccarsi sporca di fondotinta non era proprio una cosa carina. Però vabbè, insomma, penso che la conosciate tutti, e l'ho presa sempre da Primark. E boh, mi sembra proprio un antistress, molto carino. La proverò, vi farò sapere cosa ne penso, e poi costa veramente poco, costa tipo un pound e mezzo, quindi... No, vabbè, è andata male, la lascio lì. Poi, Primark abbiamo finito. Ho preso gli smalti da... Udite, udite, questo sacchettino qua che vabbè... cos'è? Ah, Super Drag, gli smalti di Barry M, perché Vane me ne aveva parlato bene, in più su internet lo vedo spessissimo, scusate ancora il naso, allora, li vedo spessissimo in vari video di americane, inglesi, che sono appunto gli smalti di Barry M, e ho preso questi due perché alla faccia del pifferino costano parecchio. E allora, ho preso due colori semplici, il bianco, perché mi serviva uno smalto bianco, quest'anno andrà il bianco, e questo color Tiffany, che dai, è proprio carino. Dunque, per quanto riguarda i numeri, il bianco
si chiama Cotton ed è il 505, mentre l'altro si chiama Sugar Apple ed è il 431. Mi piace molto, ho provato questo qui bianco, sì, questo qui è proprio bianco. Ho provato quello bianco, mi piace molto la durata. Non mi piace invece per niente l'applicatore, cioè lo scovolino, il pennellino, perché... No, scovolino è quello del mascara. Vabbè, insomma, il pennellino, perché è molto piccolo, stretto, non lo so, io sono abituata, sarà che io adoro gli smalti pupa, cioè proprio penso che siano i migliori smalti con rapporto qualità-prezzo e colori. Quelli hanno il maxi pennellino, anche un po' curvo, quindi prende bene la forma dell'unghia. E quindi mettere questo è stata un'impresa veramente difficoltosa, difficile. E infatti ho pensato quasi quasi, da uno smalto pupa finito, gli prendo il pennellino e lo ficco qua dentro. Però insomma, non potevo andare a Londra e non tornare con degli smalti Barry M. Poi, ultima cosa, sono stata a Camden Town e mi è piaciuto veramente tanto. Scusate, mi sistemo. Mi è piaciuto talmente tanto che, non lo so, proprio mi piace. Quel quartiere lì mi è piaciuto davvero molto. E peccato che quel giorno aveva piovuto come Dio la mandava. E voi dite, a Londra, grazie. Invece no, perché su 5 giorni che sono stata a Londra, che ha piovuto è stato uno. Gli altri giorni magari ha fatto qualcosina, ma poi il sole c'era o comunque non c'ha fatto problemi per girare. E comunque sapete, no, che è pieno di questi negozietti, di questi tendoni, bancarelle, non bancarelle, sia per il cibo che per i vestiti. E io ho comprato 4 canotte al prezzo di 10 pound. Sono canotte semplicissime, quasi stupide oserei dire, nel senso che sono molto easy, come dicono loro, e anche per andare a correre, fare una passeggiata o per stare in casa. E vabbè, la prima è questa qui, con tutti i gusti di Starbucks, però come forma sono tutte uguali, cioè hanno appunto la giromanica, sono belle grandi, larghe, sono unisex, non sono unisex perché se un uomo va in giro con la maglietta di Starbucks qualche domanda me la farei. Comunque hanno le taglie, taglia unica, ecco cosa volevo dire. Quindi che voi siate da S, che siete da M o da XL, prendete tutti la stessa taglia. Poi questa l'ho presa per la scritta perché non potevo lasciarla giù, ossia stressate, depresse ma ben vestite, che soprattutto una ragazza che si veste con questa canotta è sicuramente ben vestita. E poi l'ultima, molto carina anche questa, è appunto sempre della stessa fattezza, però ha questo disegnino qui, la bimba che lancia il palloncino con il cuore, cioè vabbè, l'animo romantico. Ne ho presa un'altra perché vi ho detto prima appunto 4 al prezzo di 10 pound, ma è a lavare ed è come questa, solo che ha la classica cabina telefonica rossa inglese, quindi evviva la banalità. Mi sono dimenticata di farvi vedere una cosa. Da Primark ho preso anche un vestito, aiuto che sono volata, ho preso un vestito, avete presente che ultimamente si vedono un sacco gli abbinamenti tipo canottiera, maxi gonna nera all star, oppure vestito tutto un pezzo con le maniche o mezze maniche o anche manica tipo questa, no? Con sotto le all star, insomma è un abbinamento che va. E io l'estate scorsa vidi un vestito nero lungo fino ai piedi, dritto, insomma non aderente, però insomma neanche largo, insomma una via di mezzo da H&M, però ovviamente era finita la mia taglia perché insomma succede sempre così. E quindi l'ho trovato da Primark. Ecco, allora, sarà un'impresa farvelo vedere, però ha uno scollo, quindi non l'ho preso a mezze maniche ma l'ho preso a giro maniche. Dunque ha lo scollo appunto tondo, uno scollo appunto del genere, non troppo profondo, è semplice, e poi va giù, aiuto, non finisce più, fino ai piedi. E questo io l'ho pagato 6 pound, che per me 6 pound erano 6 euro, no? Quindi via, olè! Cioè praticamente io poi lo pagavo col bancomat, no? Quindi manco mi rendevo conto del cambio, di quanto in realtà costassero le cose. Io passavo la carta e diventavo più povera ogni strisciata di carta. Che mai, però... Insomma, informatevi sul cambio, non crediate come me che 6 pound siano 6 euro, perché non sono 6 euro.
Poi evito di farvi vedere tazze e calamite per i vari frigo dei parenti. E niente, prossimamente vi faccio, arriverà il video di tutti i consigli, perché ho comunque conservato la mappa della metropolitana, ho conservato la carta dei trasporti, la Oyster Card, mi sono fatta qualche appunto, insomma penso che possa essere utile, perché se io avessi trovato un video del genere quando appunto ho deciso di partire sarebbe stato, non so, mi avrebbe fatto piacere. Magari c'è anche, io me lo sono perso, però ogni esperienza è diversa, no? Da persona a persona, quindi... Insomma, ve lo faccio il video, anche perché a Londra ho filmato un po' di cose, ci tengo a farvele vedere. E questo era tutto, io penso sì, vi ho fatto vedere praticamente quelle cose che ho comprato. Prossimamente magari ve le combino anche insieme, vi faccio vedere degli outfit. Vi saluto, vi mando un bacio, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate dei miei acquisti. E anche se volete solo scrivermi per dirmi come state o come ve la passate, io sono sempre felice di scambiare due parole con voi. Vi mando un bacio, a presto!